si rischia di entrare troppo nel particolare e di appesantire il tutto. Io l'ho arricchito di ciò che più mi ha incuriosito, che penso che sia la stessa cosa che più incuriosisce il lettore. Bisogna invogliare i ragazzi alla lettura. Come io cerco di dire nell'ultimo capitolo, desiderabili, cioè i libri sino alla dipendenza, perché soltanto leggendo è una, come dire, come un approccio a una sigaretta che poi dà dipendenza. Ecco, questa è però una buona sigaretta, io, che non inquina i polmoni e che comunque dà inquietudini, lascia tracce per migliorarsi dentro e anche fuori. Io colgo l'occasione, grazie intanto a Francesco Brusò per la domanda, volevo dire dal professore Agnello, aprire una parentesi soltanto. Io ho vissuto con Michele Pantaleone dal 1995 sino al 2002, anno in cui morì. E io sono riuscito a scrivere per Michele Pantaleone dopo 14 anni. Ho dovuto, nonostante che io ho vissuto anche la sua morte, sono riuscito a scrivere qualcosa per lui, come lui desiderava, soltanto 14 anni dopo la sua morte. E perché uno prima deve macerarlo il lutto, lo deve interiorizzare. E solo allora, solo quando è stato il momento giusto, finalmente mi sono messo al computer e cominciare a scrivere qualcosa. Ho scritto poi Il gigante controvento, che è stato presentato 75 volte in Italia. Questo, diciamo, grazie a chi mi ha invitato. Ecco. Spero di essere stato Gino, sei stato chiaro. bravissimo e puntuale anche con i tempi. Io devo chiedermi Grazie. se Mimmo Conte è con me, perché sono entrate diverse persone con numeri che non conosco. Ci sei, Mimmo? Da qualche parte? Allora, Mimmo non c'è, perché se ci sei, batti un colpo e mi fai sapere che ci sei. E direi che abbiamo invece sicuramente Calogero Monreale e Gabriella Vicari che possono leggere il brano che si erano proposti. Ci sono Calogero Monreale e Gabriella, ma vi distraete troppo, oggi perdiamo minuti preziosi. Gabriella, ma ci sei? Tutti sappiamo che i libri bruciano, ma sappiamo anche che i libri non possono essere uccisi dal fuoco. Gli uomini muoiono, i libri non muoiono mai. Nessun uomo, nessuna forza possono abolire la memoria. Franklin Delano Roosevelt. Laddove bruciano i libri, finiscono per bruciare anche gli uomini. Harry Caine. Che Luigi Battista, nel suo volume I libri sono pericolosi, ci ricorda che spesso i libri rendono migliori chi li legge, ma spesso lo rendono peggiore. Molti dittatori e molti inquisitori sono stati e sono lettori formidabili. Bisogna prepararsi ad una occupazione. Gabriella, hai problemi con la connessione? Bene, Gino, senti, abbiamo capito qual è il brano a cui si riferiscono Gabriella e Calogero, che magari hanno difficoltà di connessione. E quindi io chiederei se c'è, mi pare che ci sia, a Rosalba Catalano, che il Aspetta, brano lo conosce. sentito. Ci sei, Rosalba Catalano? Sì, buonasera a tutti, eccomi. Bene, ti direi di fare tu quella riflessione che avresti dovuto fare e diamo il brano per letto.
Poi se magari ci rimane tempo, un minuto, torniamo a leggerlo di nuovo. Sì. Intanto buonasera a tutti, come vi dicevo, grazie ai professori Agnello, Macauda e Pantaleone per la loro presenza e sicuramente al professor Randazzo per avermi reso partecipe ancora una volta a questa iniziativa così di profonda intensità. Io da queste parole ho maturato una riflessione, come dicevamo, che per l'appunto parte da questo concetto, questo gesto incomprensibile, ma fondamentalmente motivato dell'appiccare il fuoco, motivato negativamente ovviamente. Mi fa venire in mente un po' il romanzo Fahrenheit 451 in questo. Questo fuoco che assume una valenza catartica perché nel tempo lo è stato, cioè il bruciare il vecchio per far rinascere il nuovo. Tradizionalmente il valore catartico del fuoco è legato ai cicli agrari, ai passaggi stagionali, perché è elemento di rigenerazione per natura. Questo un senso antropologico anche della cosiddetta vampa, che tradizione siciliana vuole, presente anche nelle tradizioni pagane. Dai! Sì, e poi anche risemantizzato questo simbolo della vampa dalla tradizione cristiana stessa. Ma incendiare oggi una biblioteca in una società mediatica, virtuale, digitale, significa voler cancellare la memoria e quindi il tempo fondamentalmente per affermarne uno proprio, perché ancora albergano troppi fanatismi e troppi odi razziali e troppi pregiudizi nella società in cui viviamo. Oppure si tratta di ricercare un effetto mediatico? Questo è quello che io mi chiedo. Mi viene in mente un po' Palazzeschi che nell'incendiario alludeva ad una distruzione simbolica, quindi il bruciare per divertimento. E poi una frase significativa: quando tu bruci, il Dio sei tu. Ecco, ma se nel secolo scorso la fiamma, ecco, poteva essere la poesia in grado di vincere la freddezza dell'umanità, oggi qual è questa fiamma? Oggi il digitale un po' ha sminuito il luogo biblioteca, come concetto fisico, in cambio di un non luogo, un luogo che è delocalizzato, però è anche condiviso e esportabile. Quindi prima il gesto del bruciare la biblioteca poteva avere un valore intrinseco oltre che simbolico, perché andava a distruggere i testi, il tempo, la memoria custoditi. Ma oggi quale lettura si addice a questo gesto? Quale valenza ha questo gesto oggi? Anche perché è subentrato un nuovo elemento che non può mai sostituire il libro, cioè il libro digitale e con esso la scrittura digitale. Gino, a te la risposta. Sì. Allora, rapido Gino, mi raccomando. Mi fa pensare veramente alle vampe di San Giuseppe, mi fa pensare anche ai piromani. I piromani bruciano perché il fatto di bruciare è come una grande un grande desiderio che c'è dentro e provano un grande piacere. I maggiori personaggi che hanno bruciato libri sono persone colte. E io qua faccio riferimento a cinque personaggi, che sono, oltre a Hitler, di cui sappiamo le vicissitudini, Hitler... vi ricordo che è stato un grande lettore di libri altrui, ma chi ha bruciato libri e che diciamo a noi sono arrivate veramente poche notizie, per esempio Pol Pot in Cambogia ha bruciato libri a non finire, ma chi brucia libri è soltanto ed esclusivamente in questo caso politico è una questione di memoria, cioè di eliminare il pensiero che è stato precedente per imporre il proprio. Cioè io qua ho scritto una curiosità su Pol Pot che è veramente stranissima. Gino, cioè, i tempi, altrimenti non ce la facciamo neanche con questa connessione. Ha perseguitato la gente che aveva gli occhiali.
cioè perché per lui chi aveva gli occhiali era indicativo di intellettuale borghese. Khomeini è stato uno che ha bruciato libri, il pensiero precedente, Mao Zedong non solo bruciava i libri, ma mortificava i maestri sino a renderli veramente a mortificarli davanti a tutti gli altri, così Hitler e così Stalin. Molta gente è andata a finire nei gulag e molti e i libri di chi è andato a finire nei gulag sono stati bruciati. Se pensiamo che il nazismo ha bruciato i libri di Brecht, di Marx ed Engels ovviamente, di Thomas Mann, di Adorno, di Marcuse, di Hannah Arendt, di Stein, di Erich Fromm, e se pensiamo tutto questo non è altro che un imporre il proprio pensiero, la propria dittatura, il al di là insomma del ciò che può essere il fuoco, è veramente una strategia di terrore. Ecco. Bene, grazie Gino. Antonella dovrebbe leggere un brano. Antonella Crisafi. Sono presente, sono qui. Dai, Daniele, dovresti essere pronti, non farmi prendere i secondi, vi prego, dai Daniele. No, pronta sono, ok. A premio Racalmare non mancarono dissensi tra i giurati e Sciascia. Evidentemente o lui era molto delicato nei confronti del nostro ruolo o era un uomo mite, tanto da non volersi o sapersi imporre nelle scelte che proponeva o che noi bocciavamo, vuoi per incompetenza, vuoi perché cercavamo libri più adatti al nostro pubblico. Devo riconoscere che il professor Cimino e tutta la giuria abbiamo fatto qualche torto allo stesso Sciascia, dalla terrazza della noce. Bene, Daniela, puoi fare la riflessione e la domanda. Se non c'è qualcuno ti rispondo io, perché mi sento competente per rispondere a quest'ultima domanda. Anche lo so, ma credo anche il professore Pantaleone in questo senso potrebbe rispondermi ugualmente. Perché certo, credo che, insomma, ma siccome ha parlato ora... No, Daniela, sì. Daniela Giovato dovrebbe fare la domanda. Scusami, Daniela. Ecco. Quindi non io, va bene, non è mai la mia volta. Sì. Invece per l'altra cosa ti risponderei al professore Pantaleone, Daniela, per la tua. Va bene? Allora io chiedo questo. Molti autori emergenti partecipano a dei concorsi letterari che possono essere anche un trampolino di lancio per farsi conoscere, avere notorietà. Ci sono dei concorsi letterari in cui le giurie vengono scelte direttamente dagli organizzatori dei premi. Fino a che punto una giuria o una commissione può agire obiettivamente nella scelta del libro vincitore? È un'altra cosa. Per quanto riguarda i premi famosi, Campiello, Strega, molto spesso la cinquina o la terna finale sono sempre composta da autori molto famosi, quindi la loro notorietà prevale sull'autore emergente che magari avrà scritto un buon libro. E fino a che punto invece è la casa editrice che fa un gioco commerciale o le case editrici? Io ne ho farmi un po' di pubblicità al mio premio Navarro che arriva quest'anno alla 12ª edizione. Sì, certo. Di premi, certo, come il Navarro, che durano 20 anni e riescono a restare dei premi indipendenti, devo dirti che non ce ne sono, perché purtroppo l'organizzazione di un premio ha un costo e allora quasi sempre per sopperire a questi costi gli organizzatori, con tutta la loro buona fede, finiscono per diventare prigionieri degli interessi delle case editrici. Purtroppo succede quello che tu dici, che mentre i premi erano una volta un modo per scoprire i talenti, oggi sono diventati un modo per consolidare realtà culturali lodevoli, perché si tratta di scrittori bravi e affermati, ma sicuramente la spontaneità della premiazione è finita, insomma, ecco. Il premio di Racalmare rimane uno di questi premi invece ancora liberi
è ancora indipendente come il Navarro, a mio giudizio. Maria Teresa Audino, alla parola. Io ho recuperato qualche minuto. Eccomi. Dai. Pronta, pronta, pronta. L'elenco degli scrittori, poeti, registi, artisti, musicisti bruciati è pressoché sterminato. Uno dopo l'altro furono inghiottiti dalla macchina della morte. O si suicidarono, come Marina Kvetaeva, o sparirono dalla ribalta pubblica, come Mikhail Bulgakov, oppure furono costretti alla fame, come la stessa Anna Akhmatova. Adriano Prosperi, uno dei più importanti studiosi della censura ecclesiastica, l'Inquisizione, scrisse che al vertice delle istituzioni di controllo ecclesiastico, nella fase iniziale e più dura della reazione romana all'offensiva della Riforma, troviamo grandi figure di intellettuali, bibliofili appassionati, uomini che avevano per il libro un vero e proprio culto. Quindi tutto si poteva dire dell'Inquisizione, tranne che fossero rozzi e ignoranti. I singoli libri condannati ai falò sono tantissimi, altrettanti gli autori dichiarati proibiti. Di libri censurati se ne contano accertati circa 1500. Di autori proibiti, invece, se ne contano circa 800, tra cui anche uomini e donne che hanno vinto il premio Nobel. Condannati, quindi, la materia e il pensiero, il cartaceo e il cervello, condannati a limitare la creatività, se non addirittura annientarla. Sono i libri che chi comanda ha considerato pericolosi, che quindi sono i libri da leggere. Così come gli autori proibiti sono quelli che secondo il potere non vanno letti e che quindi sono invece autori da leggere. Ecco, se allora siete come me, andate alla ricerca del libro pericoloso, bruciato, alla ricerca dell'autore condannato, seviziato, bruciato vivo, seppellito vivo, e andiamogli a leggere. Capiremo tanto e ben altro. Io auspico di scrivere sempre libri pericolosi. Da Liber, di Gino Pantaleone. Bene. Maria Pellino dovrebbe essere qui, mi pare, pronta per fare la sua riflessione. Ci sei, Maria? Sì, ci sono. Buonasera a tutti. Maria. Sì, allora, quello che desta paura all'inquisitore è l'immensità senza confini del pensiero. E quanti, nelle vesti di chi detiene la verità assoluta, ancora oggi manda a bruciare le menti eccesse per far avanzare la mediocrità, l'ignoranza, il pensiero non critico? E secondo lei, nella realtà moderna, gli inquisitori esistono ancora? E che ruolo rivestono rispetto a quelli del passato? Grazie. Gino, ancora a te. Sì, sì. Mi raccomando, no, visto che parli spesso, parla rapido. Va bene. Abbiamo un esempio recente di una libreria bruciata, che è quello della Pecora Elettrica a Roma. E ancora oggi ci sono libri che bruciano, libri che fanno bruciare, per imporre un pensiero. Ho saputo di recente che sono stati mandati a bruciare anche i libri in spagnolo della premio Nobel Luis Gluck, in una nota che ha scritto Adalbert Salash Hernandez, che sarebbe il suo traduttore. I libri ancora si bruciano oggi, e credo che questa storia dei libri che bruciano ci deve far riflettere molto sulla su ciò che è il libro. Ho messo in copertina di Liber una lettera del cardinal Bersaglione, e l'ho messo anche a forma di clessidra, per indicare che questa lettera, a mio avviso, è una lettera che vale nel tempo.
che dice: i libri sono pieni delle parole dei saggi, degli esempi degli antichi, dei costumi, delle leggi, delle religioni. Vivono, discorrono, parlano con noi, ci insegnano, ci ammaestrano, ci consolano. Gino, ti devo ci fanno presenti. Leggere, ti devo sì. Leggere perché abbiamo solo 10 minuti. Benissimo, questa è una definizione, cioè una lettera del 1468. Il cardinal Bessarione ha dato questi, ha regalato al Doge di Venezia 468 libri, dove c'erano molti libri sulla grecità e latini, libri greci e latini. Ecco, il fatto di bruciare libri soltanto ed esclusivamente una questione di pensiero. Eliminare il pensiero. Va bene. Eliminare il pensiero, sì. Do la parola a Calogero Monreale. Non ho mai sentito Leonardo Sciascia parlare di donne, né fare un apprezzamento su una donna. Sciascia viveva sotto il manto protettivo della moglie, che è stata gran parte della sua vita, e seguiva le figlie con l'intento sicuramente di proteggerle. Nella vita amorosa si contraddisse come nella letteratura, flirtò con Maria e sposò un'altra Maria e pianse per amore, come mi ebbe a riferire Vincenzo Consolo. La Sicilia di Sciascia è una Sicilia ancestrale per cui la donna è oggetto di passione e morte, di tradimenti. Dalla terrazza della noce di ricordi, Valentina, di vita con Leonardo Sciascia. Valentina, riflessione critica senza domanda. Valentina, sì, sentite, nella produzione di Sciascia, soprattutto in quella che precede gli anni 60, i personaggi femminili hanno una presenza tacita e marginale. Rarissimi nelle sue opere gli esempi di protagonismo femminile, rarissimi sono anche i casi in cui le donne compaiono sulla scena del romanzo poliziesco nel ruolo di vittime. Le donne siciliane descritte da Sciascia sono le vestali di una cultura arcaica. Quanto più rinunciano ad agire sulla scena pubblica, tanto più accrescono il loro potere nella sfera del privato, sulla famiglia, sui figli. Un potere enorme, anche se non codificato. Oggi si cerca di sovvertire questo ideale di donna padrona di casa, rivalutandola anche nella vita pubblica. Ma ci troviamo davanti a uomini smarriti che cercano di affrancarsi dalla stretta della donna madre e dall'abbraccio della donna amante. Questo antagonismo fa sentire l'uomo fragile e lo induce a mettere in discussione la propria identità sociale. Bene, da qui il voler prevaricare con la... Grazie Valentina. Antonella dovrebbe leggere. Sì, sono Antonella. Sì. E poi c'è Alessandra Maltoni, se ancora c'è. Altrimenti poi conclude Daniela Balsano con la sua riflessione e con una conclusione generale. Dai Antonella. I libri sono pieni delle parole dei saggi, degli esempi degli antichi, dei costumi, delle leggi, della religione. Vivono, discorrono, parlano con noi, ci insegnano, ci ammaestrano, ci consolano, ci fanno presenti ponendole sotto gli occhi cose remotissime della nostra memoria. Tanto grande è la loro dignità, la loro maestà e infine la loro santità, che se non ci fossero i libri, noi saremmo tutti rozzi e ignoranti, senza alcun ricordo del passato, senza alcun esempio. Non avremmo conoscenza alcuna delle cose umane e divine. La stessa urna che accoglie i corpi cancellerebbe anche la memoria degli uomini. Grazie. Alessandra Maltoni, c'è? Sì, sono qui, ci sono. Allora, faccio... veloce Alessandra, fai questa domanda a Gino e poi la domanda veloce. Concludere Daniela. Sì. Rapida, un minuto genere... e un minuto Gino. Secondo lei quale genere di lettura ricorda la memoria umana? Gino? Bella domanda. la domanda si presta a tanto. Onora di riflessione, ma tu in un minuto dici subito. Io ho trovato molto bello molto belli i libri di Balzac che hanno descritto
umanamente e nella ricchezza e nella povertà la statura dell'essere umano. Ecco, tutti i libri che hanno questo stile e questo filone, a mio avviso, sono quelli che premiano e quelli che danno uno spaccato della società. Bene, molto vivace. Purtroppo l'incidente tecnico che ci ha fregato di Gaspare Agnello, che indegnamente io ho cercato di sostituire. Daniela, sei pronta? Io voglio solo un secondo. Io sono pronta, Presidente. Io sono pronta. La mia amica Rita questa volta, Latona, allora io che non vedo da secoli e che ho visto entrare nel nostro chamois, così lei ci prende gusto e ci sarà anche più spesso. Ringrazio Gino, ringrazio il professor Agnello, ringrazio tutti voi. Daniela, tu stasera hai il compito di prendere le conclusioni di tutto. Beh, posso fare la mia domanda oppure no. A questo punto tu, Daniela, consentimi, fai la tua riflessione. Concludi. E tiri le somme di tutto il lavoro di oggi, dai. Perfetto. Beh, le somme le tiro un po' prima, perché comunque dico abbiamo toccato tutti gli aspetti e abbiamo avuto l'opportunità di farlo con due persone di uno spessore culturale tremendo. Io leggo molto il professore Pantaleone, ho già letto diversi suoi libri e quindi so perfettamente anche dal punto di vista storico chi mi trovo di fronte, e questo mi ha veramente arricchito, e quindi la ringrazio anticipatamente perché probabilmente andrà via il collegamento. Però a proposito di religione, professore, questa diatriba tra ateismo, non ateismo, tra religiosità, non religiosità, io credo che forse Sciascia l'abbia chiarita nella fase finale della sua vita, quando a un certo punto chiede alla moglie Maria di dargli il rosario, e io non credo che lui l'abbia fatto per un tentativo di salvezza quasi di derivazione dantesca. Per quanto mi riguarda, dico al di là poi degli aneddoti su Sciascia che si raccontano, alcuni veri, altri un po' meno, anche l'incontro col cardinale Pappalardo dove lui dice che un ateo riesce ad essere credente più volte in un giorno e viceversa, io credo che per quanto mi riguarda Sciascia sia uno tra gli intellettuali più cristiani che io conosca, per la sua costante ricerca di verità e di giustizia, per il contributo importantissimo che lui ha dato alla lotta alla criminalità in un momento in cui la parola mafia non poteva neppure essere menzionata, e soprattutto anche per il suo essere sempre al fianco degli umili. Quindi io più che altro lo definirei un anticlericale, a torto, a ragione, io non lo so, ma allora la domanda è: lei come lo definirebbe? E allora, Daniela, hai 2 minuti per fare la domanda conclusiva a Gino Pantaleone. Io l'ho fatta la domanda, io l'ho già fatta la domanda. Facciamo concludere, Gino. Io dico di solito 2 cose alla fine, ma stavolta non dirò niente. Quindi tu avrai come rivale stavolta soltanto Zoom. Vorrei parlare finché Zoom te lo concede. Quindi di subito la cosa più importante. Ciao. Ricordiamoci. Grazie della partecipazione a tutti, Ci vediamo alla prossima volta. E quelli che sono stati protagonisti possono anche venire la prossima volta, anche se protagonisti non sono. Dai, Gino. Grazie a Daniela Balsano per questa domanda. Grazie a lei. Mi porta in cielo. Ricordiamoci che Leonardo Sciascia era un illuminista. Da illuminista, insomma, si potrebbe pensare a un ateismo, ma il cristianesimo ci sta tutto, perché l'essere cristiano significa amare il prossimo tuo come te stesso, significa tantissime cose che eticamente descrivono Leonardo Sciascia preciso in tutte le sue cose, in tutto nella sua etica, nel suo essere grande, rispettoso nei confronti delle donne, visto che fino all'altro ieri è stata la giornata della donna. 25 novembre, sì. 25, sì. E lui era, non dico cattolico, ma un grande cristiano, un grande esempio di cristianità. L'ho visto ragionare, l'ho letto ragionare sempre con un grande laicismo,
al di là, al di sopra del, del, de, delle righe, senza fronzoli e senza